che è come l'amore resista alla moda che passa. Non capivo, non avevo l'età e nuotavo in un bicchiere d'acqua. Mi chiedevo forse un giorno chissà sarà il mio supereroe da poster sulla porta. Ritornerei se non fosse per te, ti abbraccerei perché ero parte di te. Ed avevamo gli stessi occhi grandi. Quando sei andato all'albo con i tuoi mostri, hai fatto una festa e c'hai tutti invitati. Non ho più niente di te. In questo mare tiri tutti dentro, come quei santi giù dal calendario. E grazie al cielo non ci somigliamo. Ora vivo in una grande città, in quella casa ti avanza una stanza. Vi ho portato nel bar dove faccio colazione quasi tutte le mattine, da un annetto a questa parte. A febbraio dello scorso anno mi sono trasferita qui a Roma, nel quartiere Centocelle, quasi Prenestino Labigano. E devo dire che ho sempre frequentato questi posti, da quando ho la macchina, da quando ho cominciato ad uscire fuori Velletri, che è la città dove sono nata, per venire a Roma io frequentavo sempre questa zona. E diciamo che l'uscita 14 del raccordo è sempre stata una sorta di simbolo della mia romanità, perché per me venire a Roma significava venire in questi posti. E sin da quando ho lavorato a teatro con una compagnia teatrale, io facevo le prove qui dietro e dopo le prove venivamo a fare Baldoria in un ristorante che sta proprio dietro questo bar. E quindi diciamo che quasi tutte le strade mi hanno sempre portata a Centocelle, ovvero quartiere Labigano Prenestino Centocelle, per dare una geolocalizzazione esatta. Ciao Elisa, i suoi due cornetti semplici sono sempre pronti, ti aspettiamo, eh? Finisci subito, ciao! Quindi si è capito che mi piace Magnà, visto che siamo passati dal bar in cui faccio colazione al ristorante dove vengo spesso a mangiare. E anche se è poco che sto qui, perché è quasi un anno, io devo dire che mi sento a casa in questo quartiere. Questa città non mi ha cresciuta, perché io sono di Velletri, sono nata e ho vissuto tanti anni a Velletri, però sento che ho un pezzo di questo posto. Credo che non è tanto il posto e la gente che determina il modo in cui ti senti a casa, ma è come tu vedi le persone che ti circondano, il posto che ti accoglie, che ti fa dire sì, mi sento a casa. Il trasferimento da Velletri a Roma è coinciso con un periodo di grande rivoluzione sia professionale che personale. Professionale perché poi ho iniziato a scrivere anche in italiano, avendo sempre scritto in inglese. E questo ultimo anno è stato veramente all'insegna dell'accogliere le cose che sono arrivate. Ed è molto importante, perché determina poi lo stare bene in un posto, e cioè proprio accogliere le cose che arrivano.
la famosissima Villa Gordiani e mi sta molto a cuore questo parco perché ci vengo spesso a leggere, faccio pausa durante le giornate in cui lavoro in studio a casa, lavoro, studio e scrivo. E mi sta molto a cuore perché qui ho anche imparato a destreggiarmi tra i vari maniaci della zona, bisogna sempre raccontare le gioie e i dolori del quartiere, e ho imparato a skillarmi su come rispondere ai vari maniaci che camminano tra le varie panchine, quindi ho imparato a dire sì, le lascio il posto, oppure ma grazie, stavo andando via. E quindi c'è questa sorta di formazione che mi aiuta a districarmi tra i maniaci della zona. Ero parte di te ed avevamo gli stessi occhi grandi. Quando sei andato all'albo con i tuoi mostri, hai fatto una festa e c'hai tutti invitati. Non ho più niente di te. Roma è decisamente la culla delle canzoni che ho scritto negli ultimi mesi. È proprio la cornice di questa mia rivoluzione che è partita lo scorso anno, da quando mi sono trasferita qui. Sembrerà una cosa banale, però le persone che hanno che fanno parte di questo quartiere, che ho conosciuto in questo quartiere, hanno veramente scandito il tempo. E prima abitavo in un posto bellissimo ma estremamente isolato, e quando mi svegliavo la mattina le prime persone che poi andavo a incontrare, con cui parlavo, erano Davide e Fabio quando raggiungevo lo studio il primo pomeriggio, quindi io fino alle 2 del pomeriggio non incontravo anima viva perché stavo veramente isolata. E sembrerà una cosa semplice, un concetto semplice, ma andare al bar e incontrare anche il ragazzo del bar che mi dice come stai, mi faceva una sorta di contatto con il mondo che mi circonda e mi portava anche a farmi la stessa domanda a mia volta, e quindi realmente poi le persone che mi hanno circondata in questi mesi hanno avuto un ruolo importante per quello che faccio. Qualche fermata di tram e poi arriviamo a Pigneto. Andato al largo con i tuoi mostri, hai fatto una festa, c'è tutti invitati. Non ho più niente di te. Come stai? Bene, tu? Bella. Andiamo a fare una passeggiata? Dai. Andiamo. In questo mare eri tu. Che piacere vederti. Piacere mio. Senti, che dici? Da sola? Che è successo? Hai rivoluzionato tutto? Beh, sì, è una grande rivoluzione, ma anche una grande evoluzione. Perché lo scorso anno con i Mosica abbiamo finito il tour di 2 anni e abbiamo iniziato a registrare il disco nuovo. Durante le registrazioni, vabbè, ovviamente avevamo il ricordo del tour bellissimo, dei concerti, della gente che cantava le canzoni, anche un po' a cazzo di cane, se vogliamo. Se vogliamo. Ma cazzo di cane perché? Perché essendo in inglese, molto spesso, che so, in My Love You Lost and Won diventavano i The Gums and the Sprouts. E quindi c'era questo ricordo, questo sentimento di grande coinvolgimento da parte del pubblico,
però alla fine cosa stavo cantando. Okay. E da lì, vabbè, abbiamo messo su un disco in inglese che uscirà il prossimo anno, nei prossimi mesi. E nel frattempo ho cominciato a provare la curiosità di scrivere anche nella lingua in cui parlo. Perché effettivamente quando io scrivo lo faccio perché quello che ho vissuto magari possa essere un punto di vista per qualcuno, possa certo. essere utile anche per qualcuno. Compreso, condiviso, insomma. E anche compreso. Ma partiamo dal nome, Mille. Mille. Come si pronuncia Mille? Mile? Mille. Mille. Diciamo che a differenza dei Musique, perché c'è da dire che ci hanno chiamato Musique, Mosè, pure Mosè. Pure Mosè. Non abbiamo coinvolgimenti religiosi, però anche Mosè ci hanno chiamato. E no, la pronuncia esatta è Mille. Mille, ragazzi, mi raccomando. Mille. Ok, come grazie mille. Anche come grazie mille. Che mi sento a disagio a dire grazie mille. Vero? Perché sembra che è un'autocitazione, invece non lo è, è solo gentilezza. In questa occasione vorrei anche smentire una cosa, nel senso che tante voci di corridoio hanno detto: ah, quindi il progetto da sola di Elisa, ora è musica, che succede? No, con i Musique, cosa succede? Anzi, si è raddoppiato il lavoro praticamente, esatto. Perché effettivamente quello che facciamo con i Musique ci piace e non vogliamo cambiarlo. Certo. Però quando ho iniziato a scrivere le canzoni in italiano siamo stati davanti ad una scelta che non volevamo fare. Quindi è venuto da sé la nascita di questo nuovo progetto. Tu scrivevi in italiano anche da prima? Cioè, allora, casa vecchia. In realtà ho iniziato a scrivere in italiano perché sono di Velletri, quindi sono italianissima. Uh-huh. A Velletri la lingua italiana è arrivata quasi al 99%, l'inglese no. Io condividevo la mia cameretta con mio fratello, uh-huh. mio fratello maggiore, e come tutti i fratelli maggiori io subivo delle angherie, dei soprusi cantando nella cameretta, perché un po' lo disturbavo, e poi succedeva che lui ascoltava qualsiasi cosa io cantassi, certo. quindi qualsiasi cosa io scrivessi. Per questo motivo poi ho cominciato a bypassare la lingua italiana per non farmi capire da lui, perché poi lui tanto rifaceva la spia, i soprusi e le angherie dei fratelli maggiori praticamente. E quando è uscito proprio il tuo nome, lui che ha detto? Quando è uscito il mio nome, cacchio. Ha detto: ma tu, ma infatti, ma io mi ricordavo che tu cantavi. Tu non lo sai, ma noi ci siamo conosciute tanti tanti anni fa, e ora ti faccio vedere una cosa. Sì? Sei pronta? Sì. Allora, vorrei farla vedere anche a loro. Tu non te lo immagini, ma queste siamo noi allo Zecchino d'Oro di tanti tanti anni fa. Poi a me hanno cacciato e mi hanno detto: guarda, torna a casa, vai in vacanza perché non è il caso. Lei invece è andata avanti. Quella è stata, siamo in carine. Verità, la mia prima esperienza in italiano, ma guarda un po'. E poi è seguito tutto quello che poi conosciamo dei Musique. Poi è arrivato X Factor con loro, e quella cosa ovviamente ci ha dato un sacco di visibilità. E poi è pur vero che Davide e Fabio sono ancora i miei punti di riferimento. Ma infatti suonerete insieme adesso in questo Suoniamo progetto? Suoniamo anche insieme dal vivo. Bellissimo. Anche se poi c'è solamente la mia faccia. Ma è uscito adesso il tuo nuovo pezzo, insomma? Sì. E volevo chiederti, Elisa da piccola, Elisa oggi, quali erano i suoi supereroi, i suoi miti di prima, e quali sono i suoi eroi, i suoi miti di oggi? Cioè, che cosa è cambiato e chi è per te la persona, le persone magari da prendere come riferimento in questo nuovo cammino? Allora, sicuramente i supereroi, proprio concettualmente, ce li abbiamo sempre nella vita, sia da quando siamo bambini, quando crediamo in Babbo Natale, sia da adulti. E senza dubbio i miei supereroi sono Davide e Fabio. Okay. E sono le figure che avrei voluto anche conoscere da piccola. Sono i migliori amici del cuore che avrei voluto incontrare da bambina. Che bello. Ma ci fai sentire qualcosa del tuo nuovo progetto? Mi faccio sentire qualcosa. Andiamo. Thank you.
giorno chissà sarai il mio supereroe da poster sulla porta. Ritornerei se non fosse per te, ti abbraccerei perché ero parte di te ed avevamo gli stessi occhi grandi. Quando sei andato a largo con i tuoi mostri hai fatto una festa e ci hai tutti invitati. Non ho più niente di te, che in questo mare tiri tutti dentro come quei santi giù dal calendario. E grazie al cielo non ci somigliamo. Ora vivo in una grande città, in quella casa ti avanza una stanza ogni volta che passi di là. Sia una porta che non dà risposta. Il tempo che passa ce l'hai scritto in faccia, come la paura che tu mi abbia persa. E nonostante tutto, tutto questo tempo te ne spatti. Ti abbraccerei se non fosse per te, ritornerei perché ero parte di te. Stessi occhi grandi. Quando sei andato a largo con i tuoi mostri hai fatto una festa e ci hai tutti invitati. Non ho più niente di te, che in questo mare tiri tutti dentro come coi santi giù dal calendario. E grazie al cielo non ci somigliamo. Portami lontano, lontano nel tempo, fammi ritrovare l'abbraccio che ho perso. Prova ad abbassare il rumore di fondo, quello che ti fa diventare matto. Portami lontano, lontano nel tempo, fammi ritrovare l'abbraccio che ho perso. Prova ad abbassare il rumore di fondo, quello che ti fa diventare matto. Io ero parte di te ed avevamo gli stessi occhi grandi. Quando sei andato a largo con i tuoi mostri hai fatto una festa e ci hai tutti invitati. Non ho più niente di te. Io ero parte di te ed avevamo gli stessi occhi grandi. Quando sei andato a largo con i tuoi mostri hai fatto una festa e ci hai tutti invitati. Non ho più niente di te, che in questo mare tiri tutti dentro come coi santi giù dal calendario. E grazie al cielo non ci somigliamo. Senti quanto sono fredda.